Arezzo, grande di Francesco, con la nuova salute con Arezzo. Grazie, ti ringrazio, il comune di Cimitaglia della Pizzola per la collaborazione, il furto con me e con tutti per più volte con quella per me. Grazie per le fondazioni che ci sono in testa a loro con i nostri tre anni. Ma io non mi esalto, non mi abbatto, una squadra costruita totalmente nuova, è normale che c'è. Poi sai, io dico sempre calcio d'agosto non ti conosco, adesso siamo quasi a settembre, quindi c'è una squadra totalmente nuova dove abbiamo avuto qualche difficoltà nell'assemblarla e magari qualcuno era già pronto a dare sentenze. Io ritengo che questa è una squadra, una buona squadra, una squadra molto giovane, una squadra che gioca a calcio, quindi ahimè, voglio dire, io dico sempre le stesse cose, secondo me un allenatore deve riuscire ad ottimizzare quello che ha a disposizione. Questa è una squadra costruita in maniera totalmente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, con argomentazioni tattiche totalmente diverse, ed è una squadra secondo me che palleggia, distribuisce, che diverte, è una squadra aggressiva che sicuramente deve migliorare in maniera esponenziale, però penso che ogni giorno questa squadra migliora sempre di più e poi a prescindere dal risultato, perché non conta nulla in positivo e in negativo, però è una squadra che crea tantissimo, cerca sempre l'aggressione alta, non rincula mai, attacca tenendo la linea sempre alta, quindi sono molto contento. Come commenta l'esordio delle nuove punte? Ma Defendi penso che abbiamo fatto un capolavoro a portarlo ad Arezzo. Io non è che vogliamo, intanto voglio ringraziare il presidente, perché penso che tutto il popolo aretino deve ringraziare Ferretti, perché ha permesso a me di costruire, ritengo, un'ottima squadra. E quindi magari qualcuno aveva dei dubbi, dovevamo rifare la squadra in toto, penso che abbiamo costruito un'ottima squadra. Defendi è stata la ciliegina e ritengo che per qualità-prezzo questa sia una squadra, voglio dire, molto importante. Defendi intanto lo dobbiamo ringraziare perché ha rifiutato, o meglio non che ha rifiutato, ha tralasciato l'ipotesi di Crotone più tante situazioni che lui aveva in C per venire ad Arezzo. È un giocatore importante, voglio dire che non ha fatto 6 gol, ma ne ha fatto 8, di cui ha fatto il gol decisivo a Matera per portare il Como in B. È un 91, quindi quando io dicevo che volevo ringiovanire la squadra penso di aver mantenuto fede a tutto quello che ho detto. E niente, poi i nuovi innesti, Ceria, Pugliese, sono giocatori di prospetto illimitato che siamo stati bravi a portarli ad Arezzo. E adesso cosa manca, mister? C'è un posto vuoto nella casella degli under e sarà l'ultimo acquisto dell'Arezzo, o hai in mente qualcosa in più per completare la rosa? No, io la rosa siamo in 23 perché dovrebbe andare via Bergamini, manca un under che lo dovremo prendere per completare il reparto arretrato. Abbiamo individuato un under di assoluto valore, un giocatore under ma che ha alle spalle campionati di C importante, dove abbiamo anche l'accordo con una squadra di A molto importante. Speriamo di portare avanti e a termine anche questa trattativa e poi penso che possiamo dire chapeau a Ciardullo, a tutti i miei collaboratori per aver costruito questa squadra. Un'ultima cosa, innanzitutto complimenti perché il primo tempo il Tegoleto ha tenuto botta contro una squadra di categoria superiore, molto ordinata, e non sembrava una squadra di seconda categoria ma di qualche categoria più su, insomma, sei stato contento? Sì, di sicuro bisognava che guardasse sotto l'aspetto tecnico e tattico la gestione della fase di non possesso, perché pretendere dalla mia squadra 5 categorie sotto di fare tanto più era logico che tante cose non potessero venire fuori, però chiaramente devi considerare quello che stavi dicendo 20 ora, è normale che ci siamo molto
mossi bene in fase di non possesso, qualche volta siamo stati anche pungenti quando siamo ripartiti. Avete trovato il gol? Sì, il gol sul rigore, che magari non lo so neanche se c'era, da lontano non è che ho visto più di tanto se c'era o non c'era, però a parte la rete o non rete mi interessava vedere tutte altre situazioni insomma, sul campo che l'ho visto. Senti, il tuo Tegoleto punta a vincere il campionato, lo possiamo dire, oppure sei di quegli allenatori scaramantici che preferiscono partire a fare spegni? No, io non mi nascondo dietro a niente, cioè nel senso, ma non è il Tegoleto d'Alfredo Gennaioli, la storia del Tegoleto, che il Tegoleto gioca sempre insomma, con ambizioni importanti, a prescindere da quello che è la categoria, insomma. L'anno scorso si è sfiorato il salto, quest'anno ci riproviamo e quindi noi puntiamo dritti a vincere il campionato, come la Coppa è un altro obiettivo importante, chiaramente non è che si gioca da soli, dopo ci saranno altri pretendenti e sarà il campo che parlerà di chi meriterà tutto questo. Sei stato un curvaiolo d'occhio, tu sei sceso in campo stasera con la sciarpa al collo, mi dici il primo ricordo che ti è passato per la testa, qual è stato? Il primo ricordo che mi è passato per la testa, la prima volta allo stadio quando avevo 14 anni, che suonavo i tamburi nella vecchia curva sud ai tempi dell'Arezzo della Serie B, Arezzo-Lazio, figurati te. Si parla di qualche anno fa. Di tanti anni fa, se che vinse la Lazio 1-0, me lo ricordo benissimo. La curva per me è stata la mia vita, fino a quando ho potuto, dopo chiaramente la mia passione era questa qui. Mentre a Capuano cosa gli hai detto? Gli ho fatto i complimenti chiaramente. Mister Rampante di sicuro ha fatti fatti l'anno scorso, speriamo insomma che prosegua su questo cammino. In bocca al lupo. Grazie Greppi. Campo pure. Sì, non vedevo l'ora di iniziare questa avventura. Vengo tra virgolette da una piccola delusione, ho una gran voglia di rifarmi, quindi sono venuto qui per dare tutto me stesso come faccio sempre fatto. Ecco, l'Arezzo ti ha corteggiato a lungo, è stata una trattativa di mercato anche complessa, sembrava sfumata a un certo punto, perché hai scelto di venire qui? L'istinto, poi ho visto la rosa, l'istinto, poi mi hanno convinto il direttore, Francesco, il mister, mi hanno convinto, dicevano che era la piazza giusta per la mia definitiva consacrazione. Poi sono stato un paio di giorni a pensare, avevo la testa piena come un uovo perché comunque mi hanno cercato tante squadre nel momento in cui ero in uscita da Brescia e quindi mi sono detto quando passano i pensieri faccio una scelta di istinto e ho fatto questo. Senza pensarci troppo, perché quando ho incominciato a pensare non ci capivo più nulla. Infatti proprio questo volevo chiederti, la bilancia... Poi sicuramente la bilancia sono stati loro che con la loro, diciamo... mi hanno fatto sentire importante, comunque magari in un momento mio di difficoltà mi hanno cercato di convincere, non che loro abbiano deciso per me, però può darsi che abbia influito la loro, diciamo, la loro volontà nel volermi prendere. Ecco, ti chiedo anche della Serie B, no? Perché tu l'hai conquistata sul campo con il Como, eri a Brescia in Serie B, insomma quanto ti ha pesato scendere di categoria? Mi ha pesato un po' sì, perché comunque quando sei lavori cerchi di raggiungere degli obiettivi e li raggiungi che non te li puoi nemmeno giocare, comunque uno ci rimane male, però nel senso la vita è fatta di sfide, di opportunità e uno deve sempre rimboccarsi le maniche e guardare il presente con ottimismo. Io ho incassato il colpo, sono ripartito e riparto più forte di prima, perché comunque questa è sempre stata la mia forza comunque. Sentendo gli addetti ai lavori, dicono tutti: Defendi è un grande giocatore, potrebbe fare una categoria superiore, gli manca l'ultimo salto di qualità. È così? E che cosa significa Arezzo per la tua carriera in questo momento? Il salto di qualità semplicemente sta in una parola che è la continuità. La continuità che mi è mancata per infortuni, allenatori che magari cambiavano, periodi che magari venivano preferiti persone che erano, cioè giocatori che erano magari più anziani di me. Fa parte del percorso di ognuno, poi ognuno ha il suo percorso. Io, per un motivo o per un altro, sono sincero, non è per creare un alibi, ma è la verità delle cose, un po' la fortuna non mi ha accontentato. Spero di raccogliere tutto quest'anno con il sorriso e con sempre il mio entusiasmo che mi contraddistingue. Grazie, ok, chiedo come è andato. No, è andata bene, soprattutto è importante partire bene, si vedono da questi piccoli test di inizio stagione. Meglio partiamo, meglio è per noi, bisogna arrivare a 6 settembre o la settimana dopo, in base a quando inizierà il campionato, belli carichi, con positività sulle spalle e cercare di macinare punti più possibile. Allora, ci parli un po' anche del tuo ruolo. Innanzitutto sugli siti specializzati sei definito come un ambidestro, già questo è un attestato di stima. Insomma, la posizione in campo in cui ti trovi meglio qual è? Ma diciamo che
Nasco da seconda punta, però seconda punta l'ho fatto poco. Mi sono specializzato soprattutto su un 3-5-2, magari fare il quinto, sia a destra che a sinistra, e su un 4-4-2 posso fare l'esterno sia da una parte che dall'altra. Poi diciamo che mi adeguo, perché in base alle necessità, anche un 4-3-3, l'anno scorso ho fatto un'esperienza in Olanda e ho fatto tutto l'anno il terzo attaccante a destra in un 4-3-3. Quindi diciamo che mi adeguo in base alle necessità del mister. Cosa ti ha lasciato l'esperienza in Olanda che hai citato adesso? Grande, un bagaglio tecnico importante, tanta tecnica, tanti esercizi basati sulla tecnica, su palla a terra. Sono migliorato proprio tanto, tanto tecnicamente, perché si tende a trascurare un po' la fase tecnica in Olanda, però su certi aspetti è meglio là, certi è meglio qua, però io credo che adesso sia giusto che io ritorni in Italia e faccia l'esperienza giusta, che è questa qua, una C importante, molto fisica, dove io riesco a farmi l'osso ancora un anno per poi magari riuscire a fare lo step importante. Ecco, perché Arezzo e come è nata?